Ognuno di noi, in un modo o nell'altro, subisce la seduzione del potere e l'attrazione del dominio. Affascinati dal sentirsi primi e stregati dall'essere riveriti e venerati. È un istinto naturale che, per realizzarlo, corriamo il rischio di scendere a compromessi con la nostra coscienza e di trovare espedienti e artifici spesso indecorosi e sconvenienti. Anche all'interno delle nostre comunità ecclesiali, dentro i movimenti, gruppi e associazioni, questa tentazione attecchisce e fa presa, agevolata oltre il dovuto da chi ha il compito di accompagnare e guidare. Se così fosse, c'è da ristabilire un ordine e ripristinare dei valori. Fra voi, dice Gesù nel Vangelo, fra voi non è così. Chi vuole essere grande sia servitore e chi vuole essere primo sia servo. Servitori, capaci di slanci di amore e solidarietà, e servi, schiavi, perché i padroni della nostra vita sono le necessità e i bisogni dei nostri fratelli. Non è cattiva cosa voler essere primi, purché lo siamo nel perdono, primi nell'aiutare chi ha bisogno, primi nella solidarietà, nella partecipazione, nell'accoglienza. Tentare di essere come Lui, Cristo, e stare dalla sua parte, scendendo dai piedistalli che ci siamo costruiti o sui quali ci hanno collocati con o senza merito nostro. Servi e servi di tutti, dice Gesù, non solo delle persone a cui vogliamo bene, i genitori per esempio, gli amici, coloro che ci sono in qualche modo simpatici e piacevoli, di tutti, anche di chi non merita o ha fatto qualche sgarbo e offesa. Servitori di tutti perché, continua il Vangelo, il Figlio dell'uomo non è venuto per essere servito, ma per servire e dare la propria vita. Per tutti, senza privilegi né emarginazioni, senza pretendere medaglie o riconoscimenti, ma con gratuità e amore incondizionato.